Allora, iniziamo. Buonasera a tutti, grazie della partecipazione. Come ogni anno, insomma, cerchiamo di andare ad approfondire alcuni temi dal punto di vista legale, che riguardano naturalmente gli stranieri o i rifugiati, insomma, persone di stati terzi, quando ci sono delle novità o quando ci sono degli approfondimenti da fare su alcuni temi che naturalmente interessano le persone straniere, soprattutto nel loro iter di inserimento e di appunto di inserimento sociale e lavorativo nel nostro paese. E quindi anche quest'anno abbiamo chiamato, ringraziamo la dottoressa Cristina Cecchini che collabora con noi, insomma, da abbastanza tempo, sia per quanto riguarda l'orientamento legale, l'accompagnamento di persone che sono dentro i centri di accoglienza, ma non solo, anche per quelli che si rivolgono in qualche maniera al centro ascolto di Via Zuccolette. Quest'anno abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti che riguardano, diciamo così, la protezione internazionale e altri temi, naturalmente con un focus particolare sulla situazione dell'Ucraina, perché di questo appunto volevo un attimo inserirmi e fare una brevissima introduzione, perché credo che la guerra in Ucraina, oltre che, insomma, questa immane tragedia, sta provocando, diciamo, un certo cambiamento all'interno dell'Unione Europea dal punto di vista, direi così, anche del legale, con due elementi credo importanti di cui bisogna tener conto per quello che è successo. Cioè l'Europa, tramite appunto questa direttiva di cui, insomma, poi parlerà in maniera più specifica Cristina, sulla protezione temporanea, di fatto ha aperto i confini ad un importante flusso di persone, no? Si parla di 2-3 milioni, anche di più, soprattutto i paesi, anche l'Italia, come sapete, ma non in maniera così importante da come si era pensato, però ecco, soprattutto i paesi che stanno lì vicino all'Ucraina, quindi in particolar modo Polonia ed Ungheria, che fino a 2 mesi fa, quindi a 2 o 3 mesi fa, prima della guerra, diciamo, sono paesi che tenevano ben chiusi i propri confini e ancora oggi non fanno entrare alcuni rifugiati di altre nazionalità che non siano ucraini. Però ecco, questa apertura di molti paesi, ecco, questo è sicuramente un fatto nuovo. Poi di fatto l'Unione Europea, questo è il secondo elemento, ha sospeso in questa maniera con l'attivazione per la prima volta della direttiva, l'attuazione per la prima volta della direttiva del 2001 che sull'afflusso straordinario di profughi, di fatto ha come sospeso la Convenzione di Dublino, no? Perché la Convenzione di Dublino è quella che prevede che le persone che arrivano da un paese terzo, in questo caso l'Ucraina, diciamo così, sul suolo europeo, debbono fare la domanda, diciamo, di asilo come rifugiati, come richiedenti protezione internazionale nel primo paese che arrivano. Quindi di fatto non è così, perché sappiamo che gli ucraini, se passano in Polonia, poi passano in Romania oppure passano altre parti, possono arrivare in Francia, in Germania, in Italia, in Grecia e così via. E infatti i rifugiati ucraini non devono presentare domanda di asilo tramite appunto l'attuazione della direttiva del 2001 sulla protezione temporanea, ma possono restare in Europa per un anno e spostarsi liberamente all'interno di tutto il territorio europeo per insediarsi in un paese che poi è di loro scelta, dove possono lavorare, dove possono andare a scuola, dove possono accedere ai servizi sociali e sanitari. Questo è l'altro elemento importante che secondo me potrebbe avere delle conseguenze, e diciamo anche a livello più in generale. Perché la domanda che ci si fa è: questo nuovo approccio dell'Europa può provocare
può trasformarsi in una nuova politica dell'Europa sull'asilo? Questa è una domanda, diciamo, che rimane sospesa perché oggi non è cambiato nulla rispetto alla protezione internazionale. Cioè, questo approccio più liberale si può estendere a tutti i rifugiati di tutte le guerre, non soltanto a quelli che poi in questo momento sono ben accetti, perché poi noi in Caritas, anche in altre situazioni, continuiamo a sostenere ed aiutare anche persone che non vengono, diciamo, solo dall'Ucraina. Anche perché altrimenti rischiamo di distinguere tra rifugiati un po' di primo livello, di serie A, se vogliamo, e tutti quanti gli altri che rimangono indietro in un attuale regime di accoglienza o non accoglienza, diciamo così, con tutte le problematiche che conosciamo. E l'altro elemento che potrebbe scaturire da questa scelta che di fatto l'Europa immediatamente ha preso e poi unanime tutti i paesi, allora si potrebbe consolidare questo principio della libera scelta del luogo di reinsediamento da parte dei rifugiati, che mette un po' da parte l'idea delle quote obbligatorie. Voi sapete che l'Europa aveva detto che, in linea generale, anche se poi non era stato obbligatorio, reso obbligatorio, ogni Stato aveva delle quote obbligatorie di prendere dei rifugiati, no? Da prendere, che poi non è sempre stato disatteso come accordo. Però può questa scelta dell'Europa rivedere anche questo principio della libera scelta del luogo di reinsediamento, perché ci siamo posti i problemi di questi anni, cioè che senso ha inviare un rifugiato che ha parenti, conoscenti in un luogo, in un paese, mandarlo in un altro paese perché quel paese lì non ha più la quota e quell'altro invece ancora ce l'ha. E poi naturalmente è una scelta che non tiene conto anche che in alcuni paesi inevitabilmente il mercato del lavoro è molto più sviluppato. Facciamo l'esempio: è normale che molti vogliono andare in Germania o in Francia o non so, in altri paesi, che invece andare in Bulgaria, in Grecia, tanto per farti fare un esempio, no? E allora questo significherà appunto rivedere un po' il tutto. Allora, queste scelte dell'Europa, la domanda che faccio come finale e che va a chiudere questo intervento, queste scelte dell'Europa, naturalmente non sappiamo se verranno poi, diciamo, tenute in considerazione anche per tutti quanti gli altri rifugiati. Oggi non è questo il tema, naturalmente, però potrebbero aprire dei varchi, perché anche appunto da una tragedia potrebbe nascere qualcosa di nuovo a vantaggio poi di tutti, ecco, e non a vantaggio solo di una nazionalità di rifugiati o solo di una guerra. Ecco, questo era quello che mi suscitava un po' quello che era successo ultimamente. Poi lasciamo la parola a Cristina per, come dire, approfondire meglio tutti i vari aspetti dell'incontro di oggi. Grazie mille. Buonasera a tutte e a tutti. Allora, sì, come premessa un po' organizzativa, pensavamo di fare come abbiamo fatto nelle scorse puntate, quindi vi chiediamo durante l'incontro, per non lasciare scappare le domande che ci vengono in mente, i piccoli interventi che ci vengono in mente in relazione a quanto dico, di scrivere in chat privatamente a Giorgia o nella chat pubblica, perché alla fine Giorgia proverà a leggerle e provando a mettere insieme anche magari quelle che si duplicano, le questioni collegate. La nostra idea è comunque lasciare uno spazio finale, magari per un confronto, e quindi appunto penso provavamo di prendere profilo, vedere tante facce conosciute, che appunto per me questa è un po' come casa. Ecco, io volevo innanzitutto condividere un po' qual è l'idea di fondo di questo incontro, nel senso che è chiaro, ci è stato chiaro ormai da alcune settimane, se non mesi, che in questo aggiornamento legale sarebbe stato necessario
Sicuramente parlare di alcune questioni, l'ultima, l'Ucraina, per dare informazioni tecniche come abbiamo sempre fatto e quindi cercare di spiegare ad oggi dal punto di vista legale che cosa succede ai cittadini ucraini che stanno arrivando, qual è la loro condizione giuridica, come orientarli in relazione ai provvedimenti emessi, eccetera. Però ecco, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, la verità è che non può questa premessa, questo diciamo, approfondimento legale non partire da un tentativo di fare una visione un po' più d'insieme di quello che sta succedendo, anche per farci un'idea, come diceva giustamente Lorenzo, di qual è la risposta, di quale questa risposta potrebbe, sono, quali sono gli spiragli che potrebbe aprire, perché è evidente che quanto sta accadendo a livello globale, le crisi umanitarie che a livello globale si stanno aprendo e succedendo, in qualche modo stanno necessariamente cambiando, modificando l'approccio alle definizioni, delle definizioni legali che conosciamo. Quindi, in qualche modo, l'idea oggi è di arrivare a fare un focus sull'Ucraina, un po' cercando di fare invece una panoramica per parallelismi di tante altre situazioni e crisi umanitarie, appunto, perché l'idea è che è evidente dalla pandemia in poi che di migrazioni forzate non ne vedremo di meno, anzi, e che in qualche modo gli stati membri dell'Unione Europea e la stessa Unione Europea stanno facendo, cercando di prenderci le misure su questo fenomeno, no? Da una parte, dal 2017 in poi abbiamo assistito ad un rafforzamento incredibile di politiche di chiusura, no? Della cosiddetta Fortezza Europa, delle frontiere europee, attraverso un'implementazione di tanti accordi bilaterali con i paesi di transito e di origine, nell'idea che i flussi andranno crescendo, in primis, prima di tutto perché i flussi cresceranno ed è il tema di cui parleremo, perché il vero disastro, salvo che non arrivi un conflitto mondiale nucleare, che a cui facciamo fronte ormai anche quello relativo al degrado ambientale e quindi a tutta la questione dei rifugiati climatici che l'OIM lo scrive da parecchi anni ormai, l'UNHCR ha fatto dei documenti di approfondimento, muoveranno e muovono masse di persone sempre più forti. Quindi da una parte evidentemente c'è questo, dall'altra la necessità per stati che hanno come, no, come nostro nelle loro costituzioni, no, un dovere, dei principi ispiratori di protezione, provare a capire come far fronte comunque a queste necessità di protezione e quali sono gli strumenti a cui far fronte. Quindi proveremo un attimo a cercare di fare questa panoramica, innanzitutto vedendo come le categorie legali si sono evolute, perché oggettivamente dal punto di vista del diritto assistiamo a categorie giuridiche che sono per fortuna sempre più avanzate, sempre più approfondite, sempre più in qualche modo inclusive delle varie situazioni. Dall'altra, la risposta in effetti è una risposta molto spesso politica, politico-normativa che continua ad essere molto di emergenza, no? E quindi proveremo anche a fare il parallelismo con le due emergenze umanitarie derivanti da conflitto che si sono prodotte nel giro di pochi mesi, che sono la risposta all'Afghanistan, all'emergenza in Afghanistan e la risposta all'Ucraina, provando a cercare di capire, no? Come dice Lorenzo, con l'invito di Lorenzo, è quali sono le differenze, perché quelle differenze e questo come impatta sulla normativa. Quindi l'idea è appunto questa ed è per questa ragione che proverò a fare un cappello proprio su, riprendendo come nostro stile sempre, un po' quelle che sono le categorie giuridiche. Ricordandosi appunto che se dal dopoguerra in poi, per moltissimo tempo, molto tempo, diciamo fino agli anni 2000, no? L'idea che gli stati avevano della protezione, lo abbiamo visto, è quell'idea che veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi dall'idea che
ci fossero persone singole destinate, vittime di persecuzioni che fuggivano e quindi meritevoli di protezione, la verità ha necessitato, la verità dei conflitti che si sono posti, l'arrivo di movimenti di massa ha necessitato un cambio delle categorie giuridiche. Lo dico perché appunto è stato un primo impatto fortissimo nell'idea della protezione, laddove a livello europeo, accanto allo status di rifugiato, si è implementata una regola e una forma di protezione che è la protezione sussidiaria, che oggi è una delle protezioni che maggiormente risponde alle persone in fuga come le conosciamo. Ovviamente ci sono molti rifugiati vittime di persecuzione, ma la verità è che la maggior parte delle persone fugge da situazioni di conflitto o comunque situazioni in cui vi è il rischio di trattamenti inumani e degradanti, rischio di vita che derivano però, la cui personalizzazione è un po' differente, no? Da quella del rifugiato. Quindi già un primo assetto, un primo cambio dell'assetto fortissimo c'è stato nei primi anni del 2000, poi nel 2007 nel nostro ordinamento quando abbiamo recepito la direttiva europea 251 del 2007 che ha previsto appunto, le categorie differenti che ha inserito la protezione sussidiaria. Lo dico perché per me è sempre molto interessante. Io vedo se un attimo se riesco a, chissà se riesco a farlo, a condividerla, proprio perché oggi ci riflettevo, tra ieri e oggi, preparando un po', questo confronto, ritengo interessantissimo ripartire da qui per andare a vedere come, se applicassimo le norme, tutto quello di cui parleremo oggi probabilmente rientrerebbe quantomeno in questa definizione, la protezione sussidiaria, no? E allora c'è da capire, perché c'è così tanta difficoltà per i rifugiati climatici e come è successo a riconoscere una protezione sussidiaria, dall'altra a cercare di capire perché alla crisi ucraina, laddove c'era uno strumento di protezione, che è la protezione sussidiaria, si è risposto con la protezione temporanea, cercando appunto di sviluppare il ragionamento a partire dalle norme. La protezione sussidiaria, come tutti sappiamo, ma ce lo ricordiamo, ce lo rivediamo perché è sempre importante ripartire dalla lettera della norma, ci dice che all'articolo 2 chi è la persona meritevole di protezione, ci dice che è quella persona straniera che non possiede requisiti per essere riconosciuta rifugiata, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel paese di origine o nel caso di un apolide, se tornasse nel paese in cui dimorava, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dal presente decreto. E il successivo articolo 14 ci dice che cosa è considerato danno grave. Quindi sono meritevoli di protezione sussidiaria tutte quelle persone che in caso di rientro sarebbero esposte a condanna a morte o all'esecuzione di pena di morte, a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine, o esposti a una minaccia grave individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Questa definizione entra nel nostro ordinamento, vediamo se riesco anche a toglierla. Ma l'avete vista la condivisione? Sì, vediamo se riesco anche a toglierla adesso. Interrompi condivisione. Questa definizione entra nel nostro ordinamento nei appunto primi anni del 2000, viene recepita nel nostro ordinamento nel 2007 e cambia la prospettiva. Noi abbiamo dall'approvazione della Costituzione una norma che in realtà protegge in maniera generalizzata le persone, per l'articolo 10 della Costituzione, no? E che prevede un dovere di protezione tutte quelle volte in cui, a prescindere dalle ragioni, la persona facendo rientro nel proprio paese di origine sarebbe esposto ad una violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione.
Ecco, la protezione sussidiaria a livello europeo permette una standardizzazione di una protezione più generale, più grande, più forte, meno, con requisiti meno personalizzati di quello dello status di rifugiato. E per tanto tempo noi che lavoriamo appunto nel diritto, ascoltiamo le storie dei richiedenti tutti i giorni, ci siamo accorti che questa norma, che come vedete adesso lo vedremo, ha una portata molto forte, in realtà ha trovato un'applicazione complessa. La giurisprudenza molto spesso ricorda alle commissioni che non serve un conflitto come quello che stiamo vedendo in Ucraina per riconoscere la protezione sussidiaria, ma sono sufficienti, per esempio, situazioni varie di conflittualità interna che mettono in maniera generalizzata a rischio la vita della persona, e faccio riferimento a situazioni in cui, come in Nigeria, il conflitto non è generalizzato, ma c'è un conflitto di una matrice religiosa nel nord della Nigeria, ci sono conflitti derivanti dallo sfruttamento della terra nel sud del Niger, nel delta del Niger. Quella situazione per il Tribunale di Roma è una situazione tale per cui esiste un rischio generalizzato cioè una minaccia grave derivante da un conflitto interno internazionale. Quindi nel tempo già la giurisprudenza ha dovuto ricordare la portata di questa norma. Immaginate oggi se lo guardiamo con gli occhi di quanto purtroppo sta accadendo in Ucraina. Tuttavia, è chiaro che, come vi dicevo, da una parte le norme hanno cominciato ad avanzare nel loro contenuto, dall'altro l'idea che tutte queste persone che arrivavano sul territorio potessero accedere a un diritto così forte ha cominciato chiaramente a spaventare chi tra gli stati si trovava a gestire le politiche migratorie. Da qui quindi l'inizio di una chiusura. Io, per chi arriva sul territorio, garantisco il massimo dei diritti, quello che mi impone la norma, ma non posso farmi carico di tutti e quindi ovviamente devo limitare, devo cercare di controllare. E per cercare però di ovviare al fatto che mi chiudo, gli stati europei e gli stati membri dell'Unione Europea ovviamente hanno anche lì provato a salvaguardare, no, la loro chiusura, cercando di far capire come era comunque importante garantire dei diritti, e contemporaneamente questa chiusura sono partiti i primi progetti di corridoi umanitari, di reinsediamento, no? Tutti quei progetti per cui io, Stato europeo, Unione Europea, mi chiudo, ma cerco di farmi carico di quelli di cui mi posso fare carico numericamente, scegliendo di quanto mi posso fare carico. Tendenzialmente persone che prima facie, poi lo rivedremo, sono meritevoli di uno status di rifugiato, o persone estremamente vulnerabili, sono quelle delineate nei corridoi o con delle caratteristiche specifiche, eccetera. Però la logica tendenzialmente è questa. Immaginate invece quanto può essere dirompente rispetto a questo indirizzo che gli stati hanno preso, quanto sta accadendo, cioè il fatto che la guerra ci arriva alle porte di casa, e il fatto che a livello di diritto internazionale sempre più spesso si afferma che le persone hanno diritto di circolare, hanno diritto di chiedere protezione e meritare protezione, e non importa qual è la ragione della loro protezione. E per fare questo cappello, per me è importantissimo, probabilmente perché è uno dei pezzi più belli del diritto internazionale degli ultimi anni, parlarvi di una decisione che ormai è datata, ma che però nel nostro ordinamento ha cominciato a produrre i suoi frutti solo l'anno scorso, che è la decisione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani proprio sulla questione dei rifugiati climatici. Lo dico perché, a parte che è molto nuovo, a parte che per me è fondamentale, perché in un discorso sulla protezione riteniamo noi, è da tanto tempo, no, che proviamo a scardinare gli stereotipi
del meritevole di protezione, cercando di ragionare a chi sono veramente le persone che si muovono perché migranti, i cosiddetti migranti forzati. E in qualche modo è importante, no? Provare a, come diceva Lorenzo, a non ragionare solo su questa emergenza, a non assecondare nel nostro pensiero, nella nostra flusso, il fatto che esiste questa emergenza e quindi in questo modo sono i rifugiati, perché è un po' quello che ha sempre fatto la Caritas, no? Di promuovere una cultura del diritto in cui le persone meritevoli di quei diritti sono tutte uguali e sono meritevoli di diritti in quanto tali. E quindi è importante, un po' ragionare in questi termini. Allora, riparto e poi giuro che arrivo a un approfondimento sull'Ucraina, proprio su questa cosa dei rifugiati climatici, perché penso che quando iniziamo in questa prospettiva, iniziare ad ascoltare le persone ci cambia un po' anche l'idea stessa delle persone che dovremmo indirizzare verso una domanda di asilo e che appunto, cambia un po' la prospettiva sulla protezione stessa. Faccio quindi un piccolo cappello su che cosa intendiamo quando riparliamo di persone meritevoli di protezione per ragioni climatiche, facendo riferimento a un documento che magari vi manderemo, che è un documento dell'UNHCR, appunto, che comincia proprio a cercare di definire i cosiddetti migranti ambientali. L'UNHCR, proprio per mantenere integra, no, la definizione tecnica di chi è rifugiato, dice, li chiamiamo molto spesso rifugiati climatici, tecnicamente errata, perché non si tratta sicuramente di persone meritevoli di forme di protezione, perché fuggono e rischiano, in caso di rientro, gravi violazioni di diritti fondamentali. Ma è importante mantenere integra, no, la definizione di rifugiato come persona che in realtà fugge da un rischio preciso, che è quello della persecuzione legata ad un motivo personale specifico. Questo appunto nulla toglie, ma dal punto di vista tecnico è un migrante forzato la cui migrazione ha natura ambientale. E quindi il primo accento che questo documento interessante pone è proprio questo. E ci ricorda appunto che ormai con i cambiamenti climatici ci sono varie situazioni di differente tipo che possono riferirsi a una migrazione forzata per ragioni ambientali. Innanzitutto ricordandoci che appunto vi sono cambiamenti climatici di origine naturale e ci sono cambiamenti climatici di origine antropica, ma entrambi, quello che ci riguarda, che è importante come rilievo, è la conseguenza di qualsiasi cambiamento dell'ambiente che si produce e che rende invivibile una determinata zona, una determinata situazione. Però ci ricorda appunto che il cambiamento climatico ha portato al prodursi di eventi di origine naturale sempre più importanti e sempre più impattanti, no? Sia in termini di cambiamenti improvvisi, no? Attraverso insorgenze rapide e improvvise. L'aumento di terremoti, alluvioni, cicloni, no? Che comunque comportano degli sconvolgimenti rapidi di una situazione ambientale, una invivibilità rapida di determinati ambienti. Poi ci sono, purtroppo sempre più ignorati, dei cambiamenti climatici sempre di origine naturale a lenta insorgenza e se ne parla molto poco, ma appunto in alcune zone dell'Africa sta avanzando una desertificazione che ha portato grandissime carestie in alcuni paesi, tra cui l'Etiopia, per esempio.
E poi ci sono una serie di cambiamenti che si aggiungono di origine antropica, appunto, che sono generate dal fare dell'uomo e che anch'esse stanno impattando moltissimo sulla vivibilità di certe zone del mondo. E ovviamente faccio alcuni esempi, no? La deforestazione, ma anche la estrazione di materie prime, materiali preziosi che usiamo nella tecnologia che sta trasformando alcuni paesi, lo sfruttamento del petrolio. E immaginate che cosa succede se effettivamente l'altro lato di questo conflitto sarà quello del ritorno al carbone, che in realtà si stava cercando di abbandonare anche in termini di inquinamento e di non vivibilità. La conseguenza e la ragione di questi spostamenti, che l'UNHCR ci tiene a dire, comunque sono spostamenti non volontarie di persone, sono appunto derivanti dal fatto che in certi ambienti c'è stato un forte impatto che mette a rischio il diritto alla vita, ma anche, lo vedremo, ce lo dice il Comitato, il diritto ad una vita dignitosa, il diritto alla salute, il diritto all'integrità fisica. Sono tutti diritti fondamentali per la Costituzione, garantiti dai primi articoli della Costituzione, che quindi hanno un rilievo estremamente importante. E quindi è sempre più doveroso chiederci qual è la risposta che diamo in caso in cui la migrazione sia generata da queste violazioni e quando la persona che torna nel suo paese rischia questo tipo di lesioni. Appunto. Il documento poi ci ricorda, per esempio, che è estremamente interessante tutta una serie di fenomeni antropici che stanno di nuovo generando non soltanto trasformazioni, ma sono alla base di molti conflitti. Quindi ci invita anche a rileggere i conflitti, quanto sono attuali, no? Queste tematiche, a rileggere molti dei conflitti anche in chiave ambientale. Una delle Cassazioni che andremo a vedere oggi proprio ricostruisce come, per esempio, il conflitto all'interno del delta del Niger, sociale forte, deriva proprio dallo sfruttamento intensivo del sottosuolo nell'estrazione petrolifera, no? E quindi di tutta la vicenda legata. Ma in Gambia, appunto, se ne parla pochissimo, c'è tutta la questione del land grabbing, no? Dell'accaparramento massivo di terre per colture intensive, come quelle appunto del pomodoro in Gambia, che deve rispondere all'industria del consumo, o le piantagioni di zucchero in Cambogia che stanno devastando intere zone della popolazione. Allora, la domanda che oggi ci poniamo e che serve per andare a vedere la nostra normativa se è in grado di rispondere è quale protezione diamo. La sentenza di cui vi parlo, che vi invito a leggere se siete appassionati, è un romanzo del diritto, è veramente una di quelle pagine belle dopo tante sentenze brutte che sono arrivate soprattutto dalla Corte europea in tema di migrazione. È la sentenza del caso del Comitato ONU, come vi dicevo, per i diritti umani. Il caso è Tei Tiota contro Nuova Zelanda. È una sentenza del 7 gennaio 2020. Ed è una sentenza che inizia con due passaggi fondamentali. La vicenda è quella del signor Tei Tiota, appunto. Sembra una storia, adesso mi piace raccontarla così. Si è un originario delle isole Kiribati, a tondo dell'Oceano Pacifico, che recatosi in Nuova Zelanda appunto con la propria famiglia perché non poteva più vivere nell'atollo, viene rimpatriato e quindi si rivolge al Comitato ONU perché ritiene che il suo rimpatrio lo aveva esposto a conseguenze gravi che adesso vedremo e quindi era contrario al principio di non refoulement. Il comitato
Dice due cose, in primis estremamente interessanti, che peraltro sono molto interessanti anche per tutta una serie di obblighi che, come vengono interpretati, no? Perché dice, innanzitutto riconosce formalmente il Comitato in tutta la parte introduttiva che i cambiamenti climatici possono comportare una violazione del diritto alla vita e il diritto di rimanere indenni da trattamenti inumani e degradanti. Quindi ci dice. Il cambiamento climatico può portare a una situazione di intollerabilità tale per cui la persona, la sua vita è a rischio e soprattutto la condizione in cui vive deve essere considerato trattamento inumano e degradante. Ci dice poi che il fatto che esistono questi rischi derivanti dal cambiamento ambientale impone agli stati degli obblighi precisi. Di due tipi. Per gli stati dove il cambiamento climatico si produce e dove quella situazione si produce, un obbligo di attivarsi per cercare di contrastare gli effetti del cambio climatico. E questo viene affermato in ragione del fatto che il Comitato ci racconta che gli stati non hanno solo un dovere di protezione del diritto alla vita. Passivo, io devo cercare di far sì che, ma devo attivarmi perché la tua vita non sia in pericolo. Quindi, in questo senso ci ricorda che gli stati dovrebbero attivarsi per contrastare gli effetti dei cambi climatici. Dall'altro dice, nel momento in cui, in questo caso per la Nuova Zelanda, lo Stato deve decidere se rimandare oppure no. Una persona nel paese in cui rischia la vita o rischia un trattamento inumano e degradante, ecco, è obbligato a valutarlo in termini di principio di non refoulement, considerando che se l'altro stato non si è attivato e la situazione è tale per cui vi è un rischio per il diritto alla vita e per il diritto a rimanere integri dal trattamento inumano e degradanti. Il respingimento non è possibile perché altrimenti lo Stato, violando il principio di non refoulement, si rende responsabile anch'esso della violazione degli articoli relativi al diritto alla vita e al diritto a rimanere integri dai trattamenti inumani e degradanti. Quindi una duplice responsabilità. È interessante perché appunto la vicenda poi suona estremamente attuale, nonostante si tratti dell'atollo Kiribati nel lontano Oceano Pacifico, perché appunto il signor Teitiota riferiva come l'innalzamento delle acque aveva portato sull'atollo frequenti irregolari inondazioni, la continua distruzione dei raccolti che aveva portato a una grave situazione anche alimentare, l'erosione delle coste, l'infiltrazione salina che impattava anche sulla possibilità di accedere ad acqua potabile. E in questo senso il Comitato fa un secondo passaggio che è estremamente interessante perché sostanzialmente dice che il diritto alla vita è sicuramente un diritto derivante dalla lesione, cioè pro che protegge la lesione, dalle lesioni e quindi l'integrità fisica, ma il diritto alla vita è anche diritto ad una vita dignitosa. E questo è un passaggio che il Comitato aveva accennato in varie sentenze, ma non l'aveva mai fatto così chiaramente. E ci dice che deve essere leso il diritto alla vita non solo quando materialmente la vita è in pericolo, ma quando è leso il diritto a una vita dignitosa, perché in maniera prolungata la violazione del diritto alla vita dignitosa rappresenta una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, nel nostro caso, non della Convenzione internazionale per i diritti umani, eccetera, eccetera. E questo anche è un passaggio estremamente interessante. Quindi, che cosa succede? In realtà la causa è una causa che rigetta
il caso del signor Tetiota, perché poi ritiene paradossalmente, quindi non è una causa di vittoria, perché ritiene che in realtà lo stato di provenienza si era attivato quantomeno per ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici e non erano state argomentate in maniera abbastanza forte proprio i rischi attuali della persona. Però questi principi in qualche modo sono stati ritenuti oggettivamente trasformatori delle categorie del diritto, al punto che hanno cominciato a trasformare anche gli indirizzi giurisprudenziali a livello nazionale. Ed è questo quello che ci interessa particolarmente oggi, no? Perché per molto tempo ci si è chiesti a livello nazionale cosa dovessimo fare. Principalmente eravamo abituati a ragionare, ovviamente, senza guardare appunto a una sentenza che parla di situazioni di così ampio respiro, a ragionare di tutte quelle persone che fuggono da quei cambiamenti climatici rapidi, no? E quindi terremoti, alluvioni, eccetera. Mai, quasi mai siamo abituati a raccogliere la storia delle persone che tendenzialmente quando si tratta di desertificazione, non è che dicono mai di essere fuggiti per la desertificazione, non racconteranno mai di essere fuggiti perché sono arrivate le multinazionali a sfruttare le terre per il pomodoro e quindi tutto l'inquinamento delle falde acquifere. Tendenzialmente sono migranti che avranno provato a rimanere nei loro territori e poi la povertà che si è riversata, no? In relazione all'invivibilità del loro ambiente, li ha portati a scappare. Quindi, quanto è importante anche che chi è operatore del diritto insieme a questi richiedenti prova a ragionare insieme ai richiedenti, a ricostruire, a contestualizzare veramente queste storie. E quindi, appunto, per molto tempo la giurisprudenza si è attestata su casi eclatanti, il terremoto, il maremoto, eccetera. Tant'è che le prime avvisaglie sono state, prima dell'abrogazione dell'umanitaria, una circolare della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo che provava, in risposta all'esigenza di restringere sull'umanitaria, a dire quali erano le situazioni in cui doveva concedersi l'umanitaria ed elencava proprio in ragione dei disastri ambientali. È da lì che viene quando viene abrogata la norma sulla protezione umanitaria, ve lo ricorderete sicuramente. Vi ricordate, no? L'abbiamo detto anche l'altra volta, spacchettata la protezione umanitaria, vengono tipizzate delle forme di protezione, il cure mediche, e poi il totalmente disapplicato, io penso di averne visto uno, e adesso vi dico in che situazioni, di permesso di soggiorno per calamità, ma con l'idea che cominciavano a capire che non si poteva più ignorare il fenomeno e che quindi bisognava dargli protezione. Sicuramente una protezione umanitaria fin tanto che c'è stata e poi si è provata a tipizzarla con il permesso di soggiorno per calamità. La verità è che io l'unico permesso di soggiorno per calamità che ho visto è stato in ragione del Covid, paradossalmente. Ho visto rilasciare da qualche questura d'Italia nel momento in cui vi era una inespellibilità generale perché tutti i voli erano stati interrotti durante i primi mesi del lockdown, qualche avvocato più audace ha fatto domanda di non io, qualche avvocato più audace ha fatto domanda di permesso di soggiorno per calamità, ritenendo che la calamità fosse in questo caso una calamità globale, ma che tutto sommato avesse tutte le caratteristiche previste dalla norma. Ed in effetti alcune questure, un paio di giudici, hanno effettivamente ritenuto che si potesse rilasciare quel permesso temporaneo di 6 mesi che garantisse formalmente quella inespellibilità che poi veniva garantita nei fatti. Però ecco, a livello nazionale la risposta all'inizio è stata un po' timida, fino a che non abbiamo cominciato a vedere la Cassazione interessarsi del tema. Non vi faccio tutta la casistica, ma vi dico soltanto che con una sentenza che è la 5022 del 2021, che magari ve la mando, la Corte per la prima volta fa riferimento proprio alla sentenza del Comitato ONU. E ci dice,
che il caso era un caso di una persona del Delta del Niger, quindi una persona nigeriana proveniente dal sud della Nigeria, che lamentava appunto la situazione di dissesto ambientale forte che derivava dallo sfruttamento indiscriminato nell'area, che aveva generato una incredibile povertà nella popolazione e che molto spesso portava a effetti negativi anche in termini di tensione sociale e conflitto. La Corte richiama il Comitato ONU e sostanzialmente poi si perde, però fa tutto il ragionamento giuridico per cui dovrebbe, secondo la Cassazione, ritenersi applicabile la norma della protezione sussidiaria. Quindi per la prima volta il rifugiato climatico, alla luce di quanto abbiamo raccontato del comitato, viene prodotto il ragionamento per cui se il protetto sussidiario è persona che fugge da un luogo dove rischia la vita, il trattamento inumano e degradante, e lo Stato, in relazione al cambiamento climatico, ha delle responsabilità che se non adempie è in qualche modo agente di danno grave. Ecco allora che secondo la Cassazione probabilmente queste situazioni non potrebbero più avere la protezione umanitaria prima e speciale oggi, ma dovrebbero addirittura avere la protezione sussidiaria, uno status estremamente forte. Quindi ve lo dico perché su questo purtroppo ovviamente, per fortuna chissà, i conflitti che si sono prodotti, anche il concentrarsi sulle due catastrofi umanitarie che abbiamo visto avverarsi purtroppo dal 2021, hanno dato una battuta d'arresto, ma è evidente che negli anni futuri sarà forse uno dei temi principali. E veniamo invece, è chiaro questo? Spero che sia chiaro, poi magari mi dici, mi sembra che non stiano arrivando domande, quindi è molto chiaro. Forse qualcosa c'è prima che Sì, cambiamo una domanda, domanda però su questo c'è, sì, poi la facciamo subito. Allora, chiedono se esiste una differenza di durata fra permessi concessi a seguito di una calamità, come ad esempio l'alluvione, e situazioni che diventano invece strutturali, come ad esempio la desertificazione. Allora, il punto è proprio questo, cioè il punto è ragionare, secondo noi, qual è il diritto di protezione che ha la persona, ovviamente. Quindi per questo è così importante verificare qual è la condizione, perché secondo il ragionamento del comitato, a determinate condizioni, cioè a prescindere da se è immediato o se è progressivo, se è naturale o antropico, quello che importa è che che c'è una lesione del diritto alla vita, un trattamento inumano e degradante duraturo a cui lo Stato di provenienza non fa fronte. Se questa è la situazione, secondo il ragionamento del Comitato, si dovrebbe dare la protezione sussidiaria, un permesso che è uno status che è molto forte, che è di 5 anni. Chiaramente, come in tutte le situazioni, se vengono meno un po' questi requisiti, dobbiamo capire se sono altre le protezioni da garantire. Allora, probabilmente, se non è così duratura o non è così grave la lesione, per esempio, si può immaginare a determinate altre condizioni di tornare sulla protezione speciale. Okay, perché la personalizzazione è meno, perché la lesione del diritto appunto del diritto a non essere esposti a trattamenti inumani e degradanti non è così grave per la condizione, non si riesce a provare, ma potrebbe essere una protezione speciale, che già è una protezione, lo diciamo sempre, importante perché comunque afferente a un diritto costituzionale, ma di 2 anni e che ha meno diritti rispetto a quelli del fornisce meno diritti rispetto a quello del protetto sussidiario. È chiaro che se invece quello da cui fuggo o racconto di fuggire, quindi quanto è importante il racconto che aiutiamo a svelare, no? Da un maremoto momentaneo, per cui io dico io non riesco, non posso tornare in sicurezza nel mio paese di origine perché lì la situazione in questo momento, a causa della catastrofe ambientale che si è creata, è momentaneamente pericolosa. Quello che probabilmente mi verrà detto di fare è di chiedere un permesso di soggiorno per calamità.
che è un permesso di soggiorno temporaneo. Ora non mi ricordo se è rimasto l'unico non convertibile, adesso poi magari lo riverifico, della durata massima di un anno, rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi, quindi un permesso che nasce pensato come un permesso assolutamente temporaneo, quindi quanto è importante come inquadriamo la situazione. E lo stesso lo vedremo per le situazioni di conflitto. Ok? C'è altro, Giorgia? Prima di vedere. Ok. Allora, invece, per le situazioni di conflitto, facciamo dei parallelismi. Perché appunto quest'anno ne abbiamo avuti due, ne abbiamo avuti purtroppo due molto vicini. Il primo che abbiamo visto appunto prodursi sicuramente, o quantomeno forse un conflitto c'era già, ma sicuramente vedere vincere la parte che non si voleva vedere vincere, è quello in Afghanistan. Vi ricorderete il 14 agosto 2021. Di fatto si apre l'emergenza Afghanistan perché i talebani prendono anche la capitale e di fatto occupano interamente l'Afghanistan e le truppe straniere, gli stati stranieri lasciano definitivamente, ciao Gianfranco, lasciano definitivamente l'Afghanistan. È una situazione che dal punto di vista numerico e di impatto, lo stesso NHCR lo diceva, potenzialmente portava a milioni di persone in necessità di protezione. Quello che accade nell'immediato, voi sapete, l'Afghanistan non solo è fisicamente lontano, ma dal punto di vista giuridico la questione principale dei cittadini afghani è che per muoversi verso qualsiasi paese hanno bisogno di un visto. Quindi per poter arrivare e prendere un aereo senza un visto questo non è possibile. Quindi questa è la prima grande, dal punto di vista giuridico, questione di differenza, no? I cittadini ucraini sono cittadini esenti visto, quindi non solo sono più fisicamente più vicini, ma sono persone che hanno una libertà di movimento, essendo esenti visto, molto più grande. Quindi l'Afghanistan si chiude e quello che si riesce ad ottenere nell'immediato in cui le autorità consolari dei paesi principali lasciavano l'Afghanistan con le ambasciate che chiudevano sono i cosiddetti ponti aerei, ve li ricorderete, liste di persone che gli stati decidono di mettere in salvo, ciascuno per ragioni diverse. Tendenzialmente il profilo di queste persone erano persone che avevano collaborato con appunto le autorità dei paesi stranieri o che avevano collaborato con la cooperazione straniera, donne, attivisti, persone che avevano ricoperto ruoli politici. Ovviamente vari paesi fanno questi ponti aerei. L'Italia è tra quelli che ne ha fatti con un numero più grande, perché appunto dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna i numeri italiani sono quelli più rilevanti. Una protezione immediata, rapida, una risposta assolutamente dignitosa, meravigliosa, che però poi porta al paradosso. Perché che cosa succede poi con l'emergenza Afghanistan, no? C'è grande attenzione, si dice ovviamente la questione del cittadino afghano che è rimasto bloccato dopo la chiusura dei ponti aerei è una questione importante. Cosa ne facciamo poi di tutte le persone che sono riuscite autonomamente a lasciare il paese, quindi non con i ponti aerei, ma a recarsi nei paesi vicino e quindi potrebbero in realtà rivolgersi alle autorità consolari dei paesi vicini e in particolare mi riferisco chiaramente al Pakistan e all'Iran, è una risposta che ad oggi non ha ancora una domanda che non ha ancora veramente una risposta, perché quello che è accaduto, e adesso lo mettiamo in parallelo con l'Ucraina,
È un po' il paradosso, nel senso che dopo i ponti aerei, nonostante la richiesta fosse quantomeno di togliere l'obbligo di visto per i cittadini afghani che si muovevano a livello internazionale, questa risposta non è mai avvenuta. E le numerose persone in cerca di protezione che si sono rivolte alle ambasciate, non soltanto italiane, ma anche degli altri paesi europei in Afghanistan, in Pakistan e in Iran, si sono ris viste risposte rispondere che, salvo che non ci fossero legami familiari e ci fossero domande di ricongiungimento, non c'erano molti altri modi per poter entrare in Europa. Abbiamo visto qualche settimana, forse un paio di mesi di confusione in cui qualche persona, magari con la chiamata, con l'invito di qualcuno dall'Italia, riusciva ad entrare, fino a che è accaduto che venisse firmato il protocollo sui corridoi umanitari. Il 4 novembre del 2021 il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri decide di regolamentare gli ingressi, perché chiaramente di nuovo l'idea è che l'unico modo era provare a valutare le persone da poter far entrare e farsi carico a spese delle organizzazioni che aderiscono e non quindi dello Stato, come era avvenuto in precedenza, fare entrare un numero di persone attentamente valutate. In realtà il numero previsto dal protocollo era di circa 1200 persone. Noi come Caritas, ma non solo, Comunità di Sant'Egidio, Tavola Valdese, ARCI diamo la massima disponibilità a provare a quantomeno a continuare a far rimanere aperto questo canale. Almeno succedono due cose incredibili su questo, che adesso poi magari anche Anna Clara mi aiuta a capire se ci sono delle informazioni più aggiornate, ma quello che io ho potuto leggere è che fino ai primi di aprile non c'era il protocollo, non è mai stato messo in funzione perché c'era la questione relativa a chi pagava i voli, perché nella prima versione dell'accordo con il governo l'accordo era che gli enti che accoglievano si sarebbero fatti carico di tutto. Se il viaggio soltanto rimaneva a carico dello Stato, lo Stato sembra non avere questi fondi e quindi forse dovrebbe, si stava proponendo una firma di un annesso al protocollo in cui si chiedeva alle associazioni di farsi carico anche dei voli. Non so se ci sono stati ingressi, non mi risultano, però magari sì. No, esatto, perché mi risultava che fine aprile, primi di maggio forse qualcosa succedeva, ma in realtà appunto di fatto la questione è rimasta bloccata. Parallelamente e paradossalmente invece i tribunali nazionali hanno cominciato a registrare le domande di visto fatte d'urgenza. Persone che ritengono di aver diritto alla protezione, bisognose di protezione a rischio di gravi persecuzioni in questo caso, si rivolgono all'ambasciata alla richiesta di un visto ai fini della protezione, in applicazione, secondo il loro tentativo, del regolamento europeo sui visti e in particolare del visto umanitario, si rivolgono ai tribunali e i tribunali rispondono: mi dispiace, ci sono i corridoi, non ci sono modi di entrare differenti se non attraverso i corridoi. Per cui, addirittura, una delle prime sentenze scritta dalla Presidente del Tribunale di Roma, peraltro, in riforma di una sentenza che lasciava ben sperare, perché appunto è stato fatto un primo ricorso che ha accolto l'ingresso, ma poi l'avvocatura ha fatto richiesta di riesame e la presidenza del Tribunale di Roma lo ha rigettato. E la motivazione è proprio che garantire una procedura di visto sarebbe iniquo, visto che ci sono i corridoi umanitari che fanno la valutazione sul diritto d'asilo. È chiaro che non era nell'intento, cioè è un po' una distorsione, no? Dal punto di vista del diritto, da sempre lo ragioniamo, pensare che uno strumento umanitario importantissimo che ha permesso di salvare tantissime vite umane venga
in qualche modo interpretato come una sorta di sterilizzazione della procedura di asilo, no? Però questo è quello che accade nelle frontiere lontane, persone che non soltanto avrebbero, in ragione del conflitto esistente, probabilmente diritto ad una protezione sussidiaria se arrivassero come minimo, ma noi lo stiamo vedendo, chi è arrivato nei primi mesi tendenzialmente ottiene il riconoscimento di uno status di rifugiato. È chiaro, si trattava di persone particolari, no? Ma anche quelle previste per i corridoi, perché il protocollo dice rifugiati prima fase, persone in pericolo per il ruolo professionale svolto e per le cariche pubbliche coperte, persone che hanno collaborato con i contingenti italiani in Afghanistan o con ONG, in primis. Per esempio, alcune associazioni femministe che hanno lavorato sulla violenza di genere, che oggi hanno persone nascoste negli appartamenti, donne nascoste negli appartamenti per non farle trovare, persone già inserite nelle liste dei ponti e che per qualche, noi le stiamo vedendo purtroppo, ahimè, spesso, per qualche vicissitudine di quei giorni di delirio in aeroporto non sono riuscite a salire su quel volo ed oggi sono ancora bloccate in Afghanistan. Di fatto i consolati sia in Pakistan che a Teheran sono a ridottissimo lavoro e continuano a lavorare soltanto i visti per motivi familiari e anche con abbastanza difficoltà. Domande su questo? Perché appunto fatto questo parallelismo che è di pochi mesi prima, andiamo a vedere che cosa è successo invece in Ucraina. Come sapete, il 24 febbraio ufficialmente vi è il primo atto di invasione russo in Ucraina e si apre ufficialmente il conflitto. La risposta è velocissima. Come vi dicevo, dal punto di vista giuridico, per me è estremamente importante considerare che non soltanto è vicino, ma dal punto di vista giuridico c'è una grande facilità che ha probabilmente anche a che fare con quello che diceva Lorenzo, no? L'applicazione della protezione temporanea si è deciso di dare libertà di scelta alle persone di decidere dove recarsi in cerca di protezione, a chi ricongiungersi, familiari, amici già presenti sui vari territori dell'Unione Europea liberamente. Questo ovviamente è possibile anche in ragione del fatto che l'esenzione dal visto dà grande libertà di movimento. La risposta è immediata, vi dicevo, il 24 febbraio l'invasione russa in Ucraina, il 4 marzo 2022 il Consiglio dell'Unione Europea per la prima volta applica uno strumento che è vecchissimo in realtà, perché è previsto dalla direttiva 55 del 2001. È una direttiva che era stata disegnata per dare proprio una risposta ai flussi massicci. Con l'idea che noi l'avevamo già visto, noi avevamo questa norma, il riflesso di questa norma è il nostro articolo 20 del decreto legislativo 286 del 98, una norma che avevamo già, che applicavamo diversamente e che adesso appunto prevede un meccanismo europeo, ma che trova il suo fondamento e la sua esperienza nei conflitti vicini che avevamo avuto negli anni precedenti, in particolare la ex Jugoslavia, l'Albania, no? Quei conflitti che avevamo visto prodursi negli anni precedenti. Quindi l'Europa in questo momento florido in cui capisce che la protezione è ampia, no? Quello di cui dicevamo all'inizio, fa questa direttiva che viene applicata per la prima volta 21 anni dopo. E l'obiettivo dichiarato della norma non è quello di fornire una protezione diversa dalla protezione internazionale. Perché la direttiva, e questo è un altro termine di ragionamento, la direttiva non vuole escludere le persone dalla protezione internazionale e quindi dalle forme di protezione di cui abbiamo parlato oggi, in primis la sussidiaria, ma cerca di dare una risposta agli stati che ovviamente davanti a un flusso massiccio potrebbero essere in difficoltà nella gestione del sistema d'asilo. E dice appunto che tra le finalità è quella di essere uno strumento eccezionale,
di emergenza che si attiva quando non è possibile un esame individuale della domanda o non è possibile in tempi brevi. Allora, quelle domande, l'idea è, arrivano, non li posso esaminare tutti, devo decidere comunque perché rischi, il dovere di protezione è estremamente forte. Provo a dare una protezione temporanea nel tempo in cui io ho bisogno di rimettere a funzionamento il sistema di protezione internazionale. La norma è ampia, peraltro, perché fa riferimento a conflitti armati, a violenze endemiche, a violazioni sistematiche e generalizzate di diritti umani che all'improvviso potrebbero dare vita ad un flusso massiccio. La risposta appunto è di attivare questo strumento e lo si fa il 4 marzo del 2022 quando il Consiglio dell'Unione Europea adotta la decisione 382 del 2022 che stabilisce appunto che debba riconoscersi una protezione temporanea alle persone in fuga in ragione di questa direttiva di cui stiamo parlando. In realtà, appunto, numericamente l'UNHCR stima che abbiano lasciato nell'immediato il territorio circa 3,9 milioni di persone, c'è chi parla di 3,9 milioni, c'è chi parla di 5, ma comunque stiamo parlando di cifre abbastanza importanti. E però il 92% si sono recate in paesi limitrofi. Probabilmente nell'idea che, e questo è un altro dato di cui parlavamo con Lorenzo, estremamente interessante, che probabilmente magari poi se lo vogliamo ridire, no? Ha a che fare anche con che cosa sta succedendo nei centri d'accoglienza dove accogliamo queste persone. L'idea di una guerra che è scoppiata così all'improvviso nelle persone era quella di non chiedere, di non rimanere in Italia, di non rimanere nei paesi limitrofi, ma di trovare una protezione per poter rientrare prima possibile. Anche perché la maggior parte, lo sappiamo, delle persone fuggite sono donne e bambini, laddove appunto chi non è fuggito nell'immediatissimo, gli uomini tra i 18 e i 60 anni non possono fuggire o se sono fuggiti sono a grave rischio in virtù dell'applicazione della legge marziale. E quindi appunto la direttiva. In virtù della direttiva si prende la decisione e la decisione per poter poi concretamente essere implementata nel nostro paese aveva bisogno di un atto ulteriore, che questo invece ci ha messo abbastanza tempo, nel senso che è soltanto il 28 marzo del 2022 che l'Italia adotta il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il DPCM, che entra in vigore. Ce lo siamo chiesti tutti in quei giorni, ma che fine ha fatto questo decreto approvato? Entra in vigore perché viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 giorni dopo, il 15 aprile. Dicono che c'era una revisione alla Corte dei Conti che ha preso più tempo, insomma, non si sa bene, non riusciamo a capire che cosa stava succedendo. E in realtà prende una posizione ancora più chiara di chi sono le persone da proteggere e forse in qualche modo un po' più restrittiva di quella che hanno fatto altri paesi dell'Unione Europea. Adesso vediamo a chi la definizione dice dobbiamo riconoscere una protezione temporanea, perché lascia fuori parecchie persone. La protezione temporanea è una protezione temporanea, appunto. Che a differenza dell'obiettivo della direttiva, in qualche modo è alternativa alla protezione internazionale. Per cui, adesso poi lo vediamo precisamente, si prevede espressamente che chi ha la protezione temporanea può pure chiedere asilo, ma la sua domanda d'asilo non sarà analizzata. Perché sarà analizzata quando la protezione temporanea cesserà. E quindi quello stato di emergenza da cui deriva la protezione temporanea cesserà. E se avevi fatto domanda di protezione internazionale in questo lungo tempo, diciamocelo, in cui aspettavamo il DPCM, non puoi chiedere la protezione temporanea, perché se chiedi la protezione temporanea, la tua domanda di protezione viene sospesa. Fino a data da destinarsi. Quindi tendenzialmente
idea è che il sistema dica: ok, io proteggo temporaneamente, ma sospendo il mio lavoro sulla protezione internazionale. Questa è la scelta prima che fa l'Italia nel regolamentare la protezione temporanea. L'altra questione che fa è quella di decidere appunto attraverso una demarcazione netta chi è meritevole della protezione. E su questo noi lo vediamo ogni giorno, si producono un po' di paradossi, perché tecnicamente chi sono le persone meritevoli di protezione temporanea? Sono cittadini ucraini e i loro familiari anche stranieri, ma familiari appunto di cittadini ucraini, e adesso poi vediamo che tipo di familiari che sono. Hanno lasciato l'Ucraina dopo il 24 febbraio 2022. E tutti quelli che erano in Italia prima, anche che sono arrivati il 20 febbraio, il 18, l'anno scorso, l'anno precedente, adesso poi lo vediamo. Sono inoltre meritevoli di protezione temporanea, hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno persone che in Ucraina godevano di una protezione internazionale o che erano apolidi. O che godevano di una protezione nazionale equivalente, verosimilmente perché io però non l'ho vista ancora, avevano anche forme di protezione come la nostra speciale sostanzialmente, quindi forme di protezione internazionale e i loro familiari, quindi persone che erano rifugiate, protette e sussidiarie, anche queste che avevano lasciato l'Ucraina dopo il 24 febbraio 2022. Poi, i cittadini titolari in Ucraina di un permesso di soggiorno permanente. Quindi chi in Ucraina aveva un permesso di soggiorno permanente può, arrivato in Italia, godere della protezione internazionale. In questo caso non è prevista l'estensione ai familiari. Quindi se io sono, e noi li abbiamo già visti, cittadino straniero, familiare di una persona che aveva un permesso di soggiorno permanente, non ho diritto alla protezione temporanea. E quelli che erano regolari ad altro titolo non hanno diritto alla protezione temporanea, perché la protezione temporanea come persone straniere, quindi non ucraine, si ferma ai familiari o a persone che avevano un permesso di soggiorno per protezione o permanente. Tutti gli altri non hanno diritto alla protezione temporanea. Quindi, che cosa sicuramente emerge? Innanzitutto una demarcazione netta. Non possiamo decidere di proteggere tutti. Paradossalmente, anche se il rischio è lo stesso, perché il rischio a cui va incontro chi è arrivato dopo il 24 febbraio e chi era già sul territorio e non, e a fare rientro è lo stesso oggettivamente. Però in un caso quello che è arrivato dopo il 24 febbraio può chiedere, recarsi in questura e chiedere la protezione temporanea. Nell'altro caso l'unica alternativa che gli rimane è quello di accedere alla domanda di protezione internazionale, che con le difficoltà che stiamo vedendo, perché sappiamo che poi le questure ufficialmente sono presissime dalla protezione temporanea e ad oggi il numero degli accessi anche della questura di Roma è ridottissimo. Ok? Chi sono i familiari? I familiari anche lì non sono tantissimi. Voi immaginate, io lo dico sempre, peraltro per me è anche raccontarci, no? Chi sono queste persone, magari i familiari di donne che risiedevano in Italia da 20 anni, hanno lavorato tutta la vita nelle nostre famiglie per costruire una casa lì per tutta la loro famiglia e oggi si trovano qui con tutta la loro famiglia a dover ricominciare a lavorare da capo e tutti i guadagni di una vita anche, no? Persi. I familiari sono di queste che hanno diritto alla protezione temporanea in relazione alle persone che abbiamo visto, quindi ucraini protetti e permessi di soggiorno permanenti. Scusatemi, i familiari soltanto degli ucraini e dei protetti in Ucraina. Il coniuge o il partner con una relazione stabile, i figli minori della persona ucraina o del suo coniuge. I figli maggiorenni o genitori conviventi, in questo caso soltanto se,
conviventi e totalmente o parzialmente dipendenti dalla persona che ha diritto alla protezione temporanea. Quindi capite anche che si tratta di una incredibile richiesta di documentazione, che come lo provo la dipendenza, la dipendenza totale o parziale, sono tutte questioni che in questo momento stiamo affrontando. Per persone che oggettivamente è davanti agli occhi di tutti, in nessun caso possono far rientro in Ucraina. E quindi anche lì, quali alternative dare nel caso in cui tutti questi requisiti non li riesco a dimostrare? Cosa il decreto lo dice? Dice che ovviamente si guarda alla documentazione che dimostra il vincolo familiare in una maniera un po' più meno rigorosa. Voi sapete, di solito per dimostrare un vincolo familiare io devo portare documentazione ufficiale che è emessa nel paese in cui quel vincolo familiare si è generato e tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana nel paese di origine. Su questo, per fortuna, il DPCM dà un aiuto e dice: va bene, non mi serve questa, dovresti portarmi questa documentazione, ma va bene anche la documentazione rilasciata dall'autorità consolare straniera sul territorio. Quindi quello che noi stiamo facendo in maniera abbastanza sistematica ogni volta che abbiamo un dubbio o pensiamo che ci possa essere una carenza di documentazione, rinviare al consolato ucraino che sta lavorando oggettivamente a pieno ritmo e molto bene, perché davvero, correggetemi le colleghe che guardano le persone tutti i giorni se sbaglio, ma in 1, 2, 3 giorni spesso le persone hanno delle attestazioni, hanno documentazione che traduce documenti in lingua originale, eccetera. Si producono abbastanza rapidamente dei documenti da portare in questura. Che tipo di permesso viene dato? Un tipo di permesso che, come diceva Lorenzo, è un permesso della durata massima di un anno, a partire dal 4 marzo 2022, quindi non è un anno da quando la persona lo richiede, ma è della durata della protezione temporanea, che in questo momento è eterodeterminata, è de determinata dall'Unione Europea con la propria decisione, un anno da quando è stata emessa la decisione, quindi dal 4 marzo. Potrà essere rinnovata, ma a quel punto di 6 mesi in 6 mesi, e chiaramente i permessi di protezione temporanea perderanno efficacia laddove la decisione sia revocata, la decisione del Consiglio d'Europa, perché appunto è un regime di protezione imposto dall'alto. Non mi viene in mente altro. Sì, ho il diritto, il permesso di soggiorno dà diritto a tantissime cose, quasi tutto. Non è un permesso di soggiorno convertibile. Quindi in questo momento dà diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, quindi all'assistenza sanitaria, a lavorare, ad accedere all'accoglienza. Sull'accoglienza l'abbiamo visto, no? Sono stati previsti varie forme, quindi non soltanto il sistema normale di accoglienza, ma è stato previsto un sostegno anche all'alloggio, alla sistemazione trovata autonomamente, seppur appunto non so poi concretamente, magari anche su questo chi lo sta seguendo da vicino può integrare. In teoria appunto possono essere sostenute economicamente per un massimo di 90 giorni anche le sistemazioni autonome. Non so se le domande le stanno effettivamente prendendo e questi soldi vengono erogate. E poi l'accoglienza normale e anche molti posti in accoglienza straordinaria. Rimane da capire chiaramente come orientare le persone. L'idea che ci siamo fatte ascoltando le persone, è che ovviamente in questa fase chi entra fa quello che tendenzialmente è consigliabile fare. Se è appena entrato,
ti orienti, cerchi di capire se rimarrai sul territorio, perché molte persone magari arrivano momentaneamente qui, poi hanno prospettive differenti nei primi 90 giorni, essendo esenti visto, l'importante è che facciano la dichiarazione di presenza in commissariato, appunto, oppure il timbro, no, Giorgia? Come li Allora, stiamo orientando su questo? sì, allora dipende da dove è stato messo il timbro, cioè perché è arrivato direttamente qui in Italia, che però è, cioè non ne abbiamo visti tanti direttamente in Italia, vale quello come La dichiarazione di dichiarazione di presenza. presenza. Se invece è un timbro rilasciato a un paese dell'Unione Europea, devono chiaramente fare la dichiarazione di presenza al commissariato di zona. Quindi dichiarazione di presenza, e questo permette, perché appunto poi una persona arriva, le informazioni che vengono date sono tante, adesso con la protezione temporanea si aspettava, molti ne sanno ma non si comprende, molte persone non stanno chiedendo i permessi, quindi sapere che nei primi 90 giorni la persona è regolare e può decidere di riflettere su qual è il proprio progetto, e recarsi a chiedere la protezione temporanea nella questura dove ha il domicilio. Quindi verosimilmente la questura gli chiede anche di dimostrare che viva su quel territorio, quindi dichiarazioni di ospitalità, per esempio fatte dalle persone che le ospitano o dei luoghi dove vengono accolte momentaneamente e appunto tendenzialmente tutti però in questo momento, almeno a me non stanno capitando, nell'immaginario non vogliono chiedere protezione internazionale. Quello che ci sta capitando di gestire un po' di più è capire se le persone nel frattempo avevano fatto la domanda di protezione internazionale, ma anche lì sono state molto poche perché la questura, anche in attesa del DPCM, ha cominciato a prendere domande dicendo prendo le domande ma fermi tutti perché stiamo aspettando il DPCM. Quindi non ce ne sono neanche molte di queste domande avviate che debbono essere sospese in questo momento. Il regime di relazione comunque tra le due forme di protezione ad oggi è questo. E ora magari vi passo la parola, apriamo un po' un confronto su questo. E ecco, provo a dire soltanto un paio di cose in più, no? Anche in relazione al senso. È evidente che c'è stata una risposta molto forte. Io concordo totalmente con le cose che diceva Lorenzo, no? Potrebbe essere effettivamente, se messa a regime, una possibilità di veder funzionare un sistema e vederlo funzionare abbastanza bene senza dover svincolato dall'idea che si debba scegliere noi la persona dove deve andare con i criteri di Dublino, che si possono forse gestire anche flussi massicci senza che questo comporti quel tanto temuto delirio. Speriamo che sia così e che non sia invece dall'altro, che è quello che ci sembra emergere da questa netta differenza tra protezione internazionale e protezione temporanea, l'idea che ok, se devo, e questo un po' me lo ricorda purtroppo il parallelismo con l'Afghanistan, se devo perché sono vicini, perché arrivano, perché il conflitto è così sentito, li proteggo, ma li proteggo temporaneamente, e poi vedremo. L'importante è che non si entri nel sistema di protezione internazionale, perché quello non sembrerebbe non volerlo lo Stato. Vediamo, su questo vediamo. C'era una domanda sulla questione del timbro. In particolare, qual era la questione del timbro che non era chiara? Il timbro d'ingresso? Possiamo prendere la parola, a questo punto, se vogliamo. Lo ridico. Cioè, allora, la questione del timbro è che quando si fa ingresso in un paese dell'Unione Europea, viene in frontiera, viene messo un timbro che riporta appunto la data dell'ingresso nel paese. Se viene, la persona entra direttamente in Italia, quel timbro ha valore di dichiarazione di presenza, nel senso che attesta il giorno in cui la persona è entrata in Italia. Se invece la persona entra da una frontiera che non è l'Italia, ma ad esempio la Polonia o la Romania,
deve fare una dichiarazione di presenza per dire quando è arrivato in Italia. Questa sul è la territorio. Differenza. Non so, sì, esatto, non so se sono stata chiara. Perché appunto dal timbro d'ingresso sul territorio o dalla dichiarazione di presenza che decorrono i 90 giorni di permanenza regolare sul territorio, no? Questo è il concetto, per cui è importante farla perché in qualche modo permette anche cosiddetto prendere un po' di tempo per ragionare in maniera regolare, perché è un obbligo previsto dalla norma. C'è una domanda di Francesco, mi sa che c'ha la mano alzata. Buonasera, Buonasera. Io ho bisogno di alcune informazioni, se possibile averle. Proviamo, sì, certo. Allora, la prima esperienza è che sono riuscito a far venire in Italia due ragazzi, due nipoti di mia moglie che è ucraina, no? E la cosa è andata molto molto bene, semplicemente perché uno dei due ragazzi era minorenne, ma la sorella era maggiorenne, e poi qui in Italia hanno la mamma che lavora qui. Normale. Quindi la cosa è stata assolutamente facilizzata e adesso ho una richiesta di altri amici, di un amico in particolare che è ucraino e che è scappato con la famiglia in Moldava e chiede se è possibile e come è possibile far venire qua in Italia un suo nipote minorenne di 15 anni. Che si partirebbe che non è accompagnato, però il problema è questo qua. Guardi, ho fatto tutti i giri a partire dalla Caritas, sono andato poi al Tribunale dei Minori, insomma, alla prefettura e qui Non ha familiari sul territorio? sul territorio qua in Italia non ha familiari, ci saremo noi come amici, ospitanti, io potrei anche ospitare, insomma, però è molto difficile perché anche la prefettura mi ha detto tutto che se Il punto è che dal punto di vista legale, ma ragioniamoci, poi vediamo, la questione non è perché appunto non c'è una procedura legale per farlo entrare, perché si tratta di una persona che se ha un passaporto, essendo esente visto, può viaggiare, ok? E arrivato sul territorio, la questione dirimente, importante, su cui si sta creando un po' di confusione in realtà in riferimento agli ucraini, è capire se si tratta di persona affidata a non un familiare, ma comunque con un affidamento se c'è un genitore che lo può fare, altrimenti chiaramente sarà trattato come legalmente, giustamente come minore straniero non accompagnato, perché su questo i tribunali per i minorenni vari hanno richiamato l'attenzione perché il timore molto è che stanno viaggiando molti minori soli e che in qualche modo finiscano in affidamenti che non vengono formalizzati e su cui il tribunale non può fare nessun controllo. Quindi si tratta in realtà, dal punto di vista, perché dalla sua domanda mi sembra che ci sia un po' di confusione. Da una parte è come farlo arrivare, dal punto di vista legale non ci sono grandi questioni. Probabilmente la questione è come farlo viaggiare, chi lo accompagna, eccetera, eccetera. L'altra è che cosa fare quando è arrivato, se sul territorio non ci sono familiari. E se appunto lo si vuole ospitare perché un familiare che però non è il genitore lo ha affidato a noi, quindi bisognerebbe poi comprendere meglio se ci sono i genitori, se è una persona invece che non ha più i genitori e come provare a, se è la volontà, a far sì che la persona non venga accolta. Se questo è meglio per lei, questo lo valuta il Tribunale per i minorenni, accolta in una famiglia invece che in una struttura pensata per accogliere i minori. Su questo c'è grande attenzione del Tribunale per i minorenni perché il Tribunale per i minorenni teme moltissimo situazioni informali. Su questo ci sono stati molti comunicati e addirittura così, li teme così tanto che l'avete letto nei giornali in questi giorni, addirittura sono arrivati molti minori che non avevano genitori e
e che erano affidati in quanto orfani a strutture responsabili di orfanotrofi che arrivano sul territorio con i responsabili delle strutture. Il Tribunale sta interpretando in maniera molto restrittiva la norma, per cui fa delle verifiche molto, molto complesse e non riconosce nemmeno i provvedimenti di affidamento delle autorità ucraine. Quindi la ragione è questa, quella che si teme un po' troppe situazioni informali sui minori. Però ecco, poi magari non ho capito, quindi magari mi dice qualcosa in più, però mi sembra che la situazione sia proprio più di gestione concreta che di farlo entrare. È chiaro che se si rivolge al Tribunale per i minorenni per una persona che si trova sul territorio, nessuno le risponderà, perché il Tribunale per i minorenni non autorizza l'ingresso del minore. Ma si interessa nel momento in cui il minore si trova sul territorio. Mi spiego? Sì. Infatti ho parlato proprio col tribunale e mi ha detto che si occupano dei minorenni, però che vengono in qualche modo e arrivano in Italia. Però adesso il problema di questo ragazzo qua è che parte dalla Moldava. L'ultima informazione che ha avuto da suo zio, diciamo, scusi, da suo nonno, è che partirebbe dalla Moldava con un treno o un aereo da Chisinau per arrivare in Italia, no? Ma se viaggia da solo, come fanno a imbarcarlo? Lei prima ha parlato del consolato ucraino che è molto attivo, ma è difficile per un singolo arrivare al consolato ucraino qui a Genova, lo so perché per esperienza lo so. Deve passare attraverso la Caritas, lo dico subito. Quindi, come si. Non lo so, con i cittadini italiani come funziona, perché ovviamente la mia esperienza è dei rinvii che facciamo delle persone ucraine che stiamo ascoltando. Noi non facciamo per queste persone da tramite con l'autorità consolare. Quello che facciamo è, prima di mandarle in questura, di dirgli appunto, guarda che prima di andare in questura sarebbe meglio avere questo documento tradotto, avere questo documento ulteriore, o non hai il passaporto. Sarebbe meno, oppure un passaporto scaduto sarebbe meglio, no? Tutta una serie di passaggi e quindi le persone vanno in autonomia. O chiaramente si tratta di cittadini ucraini, non mi sono mai rivolta direttamente all'autorità consolare ucraina, non so se le colleghe mi possono dire altro, però ecco, con gli ucraini quello che stiamo vedendo è, confermo questa risposta abbastanza celere di chi si reca lì. Per chiedere documenti, prove, cose ulteriori. Va bene, ho capito che sarà dura, vedremo un pochettino perché se già il consolato ucraino riuscisse a produrmi dei documenti che questo ragazzo qui è conosciuto e che viene dei documenti tradotti dall'ucraino all'italiano, io quando arrivo qua in Italia magari posso presentare a qualche autorità e dire guarda, questo qui non è. Vabbè, insomma, è un I po'. genitori, vabbè, poi magari per qualsiasi cosa ovviamente ci può scrivere, ci possiamo sentire perché non vogliamo approfondire dati Se c'è personali anche. di questa persona davanti a tutti, però ecco, la questione ovviamente sarà capire i miei genitori dove sono, poi per il caso specifico magari Non voglio prendere altro siamo tempo. Se mi dice disponibili. l'email, qualche cosa a cui ci possiamo Allora, sì, due sentire. cose su questo. Innanzitutto che un sunto chiarissimo di quello che ho detto lo trovate nel sito appunto della Caritas di Roma, non aggiornato alla pubblicazione, ma il testo di fatto non è cambiato e quindi è una nota illustrativa che ha scritto la collega Giorgia Arnone e che magari possiamo mettere il Posso link perché condividere il chi non l'ha link, sì. visto, esatto, chi non l'ha visto può leggerlo. Ciao Lorenza. E poi appunto magari vogliamo dire due parole su come ci siamo organizzati per l'ascolto, per le segnalazioni, eccetera. Sì,
Allora, diciamo che appunto solitamente le persone chiamano, si presentano qui direttamente al centro di ascolto e fissiamo degli appuntamenti per fare dei colloqui, quindi facciamo un primo colloquio per capire qual è la situazione, un primo colloquio di ascolto, si capisce la situazione, si vedono quali sono i documenti e poi in base a quello che emerge dal colloquio, la documentazione, si approfondisce appunto la parte legale, nel senso di dire se manca questo documento è preferibile andare prima all'ambasciata, fare un passaggio con l'ambasciata che rilascia un attestato anche tradotto, soprattutto quando ci sono minori, no? Per farsi tradurre i certificati che provano la parentela. Poi, se la persona ha necessità anche di approfondire ulteriormente aspetti legali legati alla procedura, come si fa la richiesta, quali sono i tempi, il contenuto della protezione, che tipo di permesso avranno, chiaramente poi si approfondisce anche la parte legale. Quindi questo in generale. Poi arrivano anche richieste appunto magari da chi fa accoglienza, quindi sempre anche tramite i canali telefonici e via mail arrivano insomma richieste e le affrontiamo così appunto chiedendo degli approfondimenti se non ci sono informazioni sufficienti per dare una risposta e poi fissando dei colloqui per parlare con le persone. Questo in generale. Adesso vi metto il link nella chat del DPCM. Altro. No, altre domande non ce ne sono. Qualcuno che vuole intervenire, altrimenti non so se ci viene in mente altro, Io penso avrei se una no possiamo. domanda. Prego. Mi sentite? Ok. E vorrei tornare al volo sulla questione dei migranti ambientali, perché mi è venuta insomma in mente questa cosa anche in relazione al confronto che abbiamo fatto tra afghani e ucraini in relazione al visto, quindi alla necessità di entrare con un titolo d'ingresso. E mi chiedo se, dato che non conosco bene il tema, se l'Unione Europea ha mai rilasciato un visto, per esempio, ex articolo 25 del codice visti, il cosiddetto umanitario, per situazioni rispetto a migranti ambientali, perché se abbiamo parlato della protezione una No. volta entrati e una volta nello Stato, allora mi chiedo come consentire anche In che realtà questa è l'ingresso la sia a domanda tutela. centrale di questo momento, Sara, perché allora su questo forma di visto i protocolli relativi ai corridoi umanitari lo menzionano esplicitamente, quindi in tutti i protocolli, dai primi protocolli dei corridoi umanitari di qualche anno fa a quello per l'Afghanistan, ai corridoi sulla Libia, fanno riferimento al fatto che le persone che entrano secondo i criteri, le valutazioni e con la procedura prevista dal protocollo dei corridoi, entrano con un visto ex articolo 25 del regolamento. Concretamente poi il visto viene rilasciato a macchia di leopardo per ragioni diverse, cioè non c'è mai scritto ex articolo 25, ma è per invito, per turismo, l'abbiamo visto un po' di tutti. Fuori dai corridoi, l'unico visto rilasciato per motivi di protezione ad oggi sono quelli relativi a due casi. Uno è un caso molto interessante del Tribunale di Roma per un ragazzino nigeriano bloccato in Libia. E l'altro era per una serie di persone respinte in Libia nel 2009, quando venivano implementati per la prima volta gli accordi con la Libia. È una sentenza del 2020 che poi è stata confermata in Corte d'Appello e che per la prima volta ha fatto sì che ufficialmente fuori dai corridoi umanitari venisse dichiarato l'obbligo per lo Stato di permettere l'ingresso per ragioni di protezione, quindi per accedere alla protezione. Quindi questo ad oggi è in realtà la questione. A fronte delle frontiere sempre più chiuse, come facciamo a garantire quei diritti che formalmente vengono garantiti a tutti quelli che, trovandosi sul territorio, possono accedere a una procedura? Ma
fuori dal territorio, ai confini del territorio, nelle ambasciate, questo per lo Stato ancora non è un diritto e su questo si sta facendo questa giurisprudenza. Giurisprudenza che ad oggi, come vi dicevo, non è molto allettante perché laddove ci sono i corridoi risponde non posso rilasciare un visto per protezione, ma non solo acclimatico, ma neanche al rifugiato, perché ci sono i corridoi. E quindi se vuoi entrare devi provare ad entrare nei corridoi e basta. Vedremo che succederà, perché Grazie questo è un contenzioso che ha numeri abbastanza interessanti in questo momento su tutto il territorio nazionale e ci sono molti procedimenti aperti, quindi in fase di impugnazione, eccetera. Quindi sarà la questione. Non è in questo momento solo una questione di climatici, ma proprio una questione di persone in protezione, anche da paesi molto difficili. L'ultimo rigetto è per esempio di una persona sudanese, bloccata in Libia in condizioni abbastanza critiche, quindi non soltanto, no, scusatemi, somala, quindi non soltanto una persona che sul territorio avrebbe una percentuale oltre l'80% di probabilità di avere un riconoscimento, ma anche in un bloccato in un paese dove ci sono sistematiche violazioni di diritti umani. Grazie. Prego, figurati. Oh, se non c'è niente, non so se Lorenzo o Cristina volevate aggiungere qualcosa in chiusura, altrimenti forse possiamo salutarci. No, io non ho altre cose, cui se Cristina non so. No, mi sembra molto chiaro, poi insomma rispetto all'operato del centro, ecco, rispetto all'emergenza ucraina, come diceva Giorgia, stiamo facendo dei colloqui sia conoscitivi dove rileviamo il bisogno, quindi sia di orientamento sociale e sanitario nel territorio e cercando assiduamente di capire quali sono le risorse attive, che sono tantissime, cioè si è attivato moltissimo del volontariato, anche della stessa comunità ucraina, e quindi rispetto a tutti i bisogni per chi arriva, che sono sia alimentari, tutte le persone soprattutto fuori delle strutture, noi vediamo, perché ovviamente le persone che sono accolte nei centri hanno poi gli operatori, l'equipe di riferimento che può aiutarli, quindi noi vediamo molto le persone accolte da connazionali o da italiani. E poi anche o sicuramente l'accompagnamento e l'orientamento legale, che appunto di cui parlava Giorgia, ecco. E, quindi questo, insomma, quindi si può contattare il centro ai numeri di telefono, oppure mandare una mail, oppure molti arrivano anche bussandoci alla porta. Però quello che dici rinnova la cosa che si può fare, in realtà le possiamo accogliere anche tante persone, se può. Sì, il numero di telefono sta sempre nella scheda, il numero di telefono del centro, quindi le ricariche lo potete trovare lì in fondo, diciamo, alla scheda che ho mandato con il link. E poi ecco, attivato questo contributo di sostentamento che pubblicheremo poi una nota, giusto, su questo, ecco, sul sito, Sì. per capire appunto come si può presentare, si presenta, insomma, quali sono i requisiti e la procedura.